Una cosa che lo esaltava erano i mostri preistorici e la vita dei selvaggi. Gli portai altri libri illustrati e giocavamo a immaginarci che in quella conca sul sentiero del pino, tra i muschi e le felci, in mezzo agli acquiseti, fosse la tana dei megatteri e dei mammut. La nostra strada era davvero solitaria e tranquilla. Il ciuffo d'alberi del cortile del convitto incoronava l'alto muro come un giardino di provincia. Qui non giungevano nemmeno i fragori consueti, i trabalzi dei tram, le voci umane. Che quel mattino non ci fosse trapestio di ragazzi era una cosa d'altri tempi. La scuola, come sempre, era intatta. Mi accolse il vecchio Domenico. Di tanto in tanto, nella notte, mi giungevano canti, clamori lontani. Fiutavo l'odore dei boschi. D'ora innanzi anche la solitudine, anche i boschi, avrebbero avuto un diverso sapore. Me ne accorsi a una semplice occhiata che gettai tra le piante. Avrei voluto saper tutto, aver già letto i giornali, per potermi allontanare fra i tronchi e contemplare il nuovo cielo. Entro 2 mesi al più sarebbe stata primavera. La collina si sarebbe vestita di verde, qualcosa di nuovo, di gracile, sarebbe nato sotto il cielo. La giornata finiva in una sabida freschezza e tutto, l'aria trasparente, il nitore delle cose, ricordava altre sere, sere ingenue, di pace.